convegno che facciamo in più città d'Italia, abbiamo un po' girato, per l'IATA, fatto dagli IATA, solo ed esclusivamente noi per voi e voi per noi. Abbiamo avuto questa idea appoggiandoci al CESP, Centro Studi Scuola Pubblica, perché abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di pensare un po' a noi, di confrontarci un po' e di, che so, magari arrivare a capire che se ci informiamo e formiamo, magari possiamo anche capire che qualcosa si può fare. Voglio solo dire una cosa che mi è venuta in mente mentre parlava Vanna e mi l'ho interrotta per l'educazione. I collaboratori scolastici hanno secondo me un ruolo un po' comico. Chi mi conosce sa che io sono più comica che seria, perché di serietà purtroppo comica. Il collaboratore quando inizia a fare quello che deve fare, cioè le pulizie, le inizia a fine giornata, dopo 6 ore e mezza o 7, non lo so, a seconda di come siamo articolati, di corse fra piani, fotocopie, bimbi da pulire, cose varie, quindi alla fine sarebbe stanco dopo quelle 6 ore e mezza, invece si deve rimboccare le maniche e cominciare a fare quel lavoro pesante fisicamente, poi, perché in realtà sposta il bagno, sposta quello, la macchina, no? E diciamo che è comico e oltretutto in poco tempo, perché appunto gli spazi aumentano da pulire, il tempo non lo so se diminuisce, comunque i ragazzi escono sempre più tardi per fare articolazione d'orario eccetera eccetera, comunque rimane il fatto che la maggioranza di noi ha iniziato alle 7:30 a correre e all'una da quella persona che corre dalle 7:30 ci si aspetta il meglio, quindi mi sembra veramente il meglio sempre per poco prezzo, chiaro. Allora, e sui prezzi ci ritorniamo. Allora, io riprendo un pochettino quello che hanno detto Domenico e Vanna, lo riprendo in termine, come dire, quotidiano. Cioè scendiamo un po' nel merito, loro sono stati più tecnici e più generali, io invece scendo un po' nel merito di tutte e tre le categorie, cioè i profili amministrativi, ausiliari, collaboratori scolastici e tecnici, senza entrare poi nello specifico perché tanto siamo tutti nella stessa barca e quello che vale per me, che sono assistente, vale anche per un DSGA sotto un certo aspetto. Noi tre, quindi tecnici amministrativi e collaboratori, siamo ancora collocati nell'area B del contratto, quello nello specifico nostro di assistenti tecnici, quelli che eseguono attività lavorativa richiedente una specifica preparazione, il contratto recita questo ormai da 100 anni. In realtà però tutti e tre i nostri profili hanno fatto proprio un salto enorme. Noi lavoriamo, per quanto è scritto e elencato, nel profilo d'area C, quella famosa area C che, boh, ne sento parlare da una quindicina d'anni, da quando gli altri assistenti locali sono arrivati nella nostra grande famiglia, che loro provenivano dall'area C. Comunque noi facciamo esattamente quello che fa, che elenca l'area C, lo stipendio, però ricordiamoci che è sempre l'area B, Io ogni tanto vi riporto allo stipendio, agli stipendi, sarà un po' così palloso, però non ce ne dobbiamo dimenticare perché poi alla fine è un percorso la mia chiacchierata. Noi tutti quanti, sempre, non escludo mai collaboratori, per svolgere il nostro lavoro quotidiano, per poter entrare nelle scuole tutte le mattine e saper lavorare e poter lavorare, dobbiamo avere delle competenze sempre più specifiche, sempre più
legati alla conoscenza non soltanto del lavoro pratico, ma no, noi dobbiamo sapere cosa ha detto l'ultima circolare, sapere cosa è uscito nell'ultimo contratto, e cosa ha detto il Dipartimento della Funzione Pubblica, cosa ha detto il MEF, cosa ha detto l'INDAP, insomma. Dovremmo prima tutte le mattine leggere un'oretta le ultime novità per poi dire adesso comincio a lavorare. Comunque sia, noi acquisiamo delle competenze. Queste competenze, appunto specifiche per come ormai sono arrivate a essere le segreterie, non è che tutti facciamo tutto come era 20 anni fa, non è proprio così. Le segreterie sono ormai aree, un po' come i lavoratori dei tecnici, siamo ad area. Quindi la nostra competenza e la nostra professionalità si sviluppa sull'area sulla quale lavoriamo e quindi acquisiamo veramente delle conoscenze importanti. Certe volte sembriamo dei mezzi commercialisti per quello che dobbiamo sapere. E acquisiamo questa professionalità nel tempo, lavorandoci, siamo costretti ad acquisirla e non ne possiamo fare a meno, se no non possiamo lavorare la mattina. Acquisiamo questa professionalità che non ci riconosce nessuno innanzitutto nello stipendio, dopodiché per motivi vari, che può essere un precario, uno di quei precari storici che lavorano, che so, da 10-15 anni, in questo caso più nelle segreterie, cambiano scuola, magari hanno fatto, che so, 8 anni sugli alunni, e cambiano scuola perché si riduce il personale, devono andare in un'altra scuola perché e si ritrovano magari, che so, a fare stipendi, a fare pensioni. Non è facile, ci sarebbe un po' da strapparsi i capelli, ma non gliene frega niente a nessuno, ti collocano lì perché quello è il posto e tu lo devi fare, lo devi saper fare, possibilmente e preferibilmente dal 1 settembre, no? Magari fino al 31 agosto hai fatto gli elenchi degli alunni. Quindi che fai? Ti rimbocchi le maniche perché devi lavorare, vuoi lavorare, e ricominci ad reinventarti, a imparare da solo, e se ti va bene ti aiuta qualche collega che magari sa, perché se poi non sa non ti aiuta manco quel collega lì, tu comunque devi riacquisire una professionalità, quella di prima l'accantoni, probabilmente non ti servirà più, e ne acquisisci un'altra, sempre gratis. Questo succede sì ai precari molto, ma anche al personale di ruolo che per motivi vari deve cambiare scuola, vuoi anche perché è soprannumerario, cioè non è a volte una scelta, a volte è un dovere, me ne devo andare perché sono soprannumerario, chissà in che reparto vado a finire nella prossima segreteria. Come diceva, accennava Domenico, il decentramento amministrativo ci ha calato una mannaia addosso non indifferente di tutti i lavori che prima facevano loro e adesso invece dobbiamo farli noi. Questo in parte credo anche valga per gli assistenti tecnici che comunque insomma, lamentano dei lavoratori sovraccarichi, lamentano di occuparsi non solo del proprio lavoratore d'area, ma di tutto e di più. Guardiamo solo che abbiamo bisogno di un tecnico che ci aggiusti un po' qua dietro, per esempio, quindi il tecnico probabilmente in laboratorio ci sta o ci sta meno perché lo destinano ad altro o ci sta ugualmente e poi ancora altro e poi ci arriviamo. Comunque anche il tecnico sicuramente è operato e sta acquisendo una professionalità anche lui diversa, perché comunque le strutture informatiche nella scuola o tecnologiche, come si chiamano, sono aumentate, non sono soltanto nei laboratori, credo che se c'è qualche tecnico lo possa confermare, il registro elettronico, le LIM, io insomma sapete più voi, però credo che lavorino molto anche fuori dai laboratori, da proprio lavoratori di competenza. Quindi anche a loro, volente o nolente, viene richiesta una professionalità in più, diversa, più specifica, cioè più specifica in un altro settore che non è il proprio, no? Quindi lo devi sapere. Dopo, velocemente, ci siamo raccontati quanto lavoriamo e quanto dobbiamo sapere,
perché dobbiamo sapere, allora noi ci chiediamo, ma noi siamo stati formati per lavorare a questo modo, in questo modo, a questo livello, come dicevano i miei colleghi? No, noi non siamo stati formati, nessuno ci ha formato per bene per imparare a fare le pensioni, le ricostruzioni di carriera, per bene, non dico così sommariamente, una chiacchierata, magari una giornata a lustro, per bene non ci ha formato nessuno. A me, che dicevo prima sono un poco tragicomica, mi piace dire che noi siamo soltanto persone informati dei fatti e, per continuare a scherzare, noi siamo persone informate soprattutto delle circolari applicative che ci arrivano tutti i giorni e che ci modificano i mansionari senza che ce ne rendiamo conto, perché ti buttano la circolare lì, guarda che è cambiato, guarda che si fa così, guarda che devi chiedere il DURC, guarda che devi fare il CIG, guarda che non so cos'altro, perché qui andiamo a tutta sigle, e tu leggi, fai, chiedi e cominci ad andare su internet e cominci a guardarti le riviste chi è abbonato e cominci a chiedere ai colleghi che magari insomma c'è un po' di collaborazione con altre scuole, insomma ti arrampichi agli specchi per mettere in pratica quella circolare che noi invece dovremmo lasciare sul tavolo un po' a distanza perché ci dovrebbe essere qualcun altro che ce la spiega. Comunque, siccome dicono che siamo fannulloni ma invece ci rimbocchiamo veramente le maniche, cerchiamo di capire e da soli in autoformazione cerchiamo di imparare a lavorare sta nuova cosa che ci è arrivata. Allora, la formazione in servizio è prevista nel contratto, lo recita l'articolo, mi pare, 63-64, non ricordo bene, no, 64, però in realtà un serio percorso formativo, soprattutto da parte di chi ce l'avrebbe potuto fare, e direi anche senza costi, e cioè il personale degli USP, quelli che erano i provveditorati, quelli che erano gli USP, quelli che sono ambiti territoriali, non ce l'hanno fatto. Loro ci hanno scaricato il lavoro, di cui erano molto competenti, prego. Guardare sulla formazione, no? L'articolo 64 del contratto, anche come è diverso, no? Rispetto ai docenti, il diritto alla formazione, i docenti. Voi per venire qui oggi avete dovuto chiedere l'autorizzazione e le ore necessarie, quindi dalle 8 alle 2 praticamente, che corre tutta la giornata, perché parla di ore. Il personale APA deve essere autorizzato, diritto alla formazione invece per i docenti, semplicemente una differenza non da poco, scusa. Giustissima, è proprio giusta, quindi non è un diritto sotteso, non lo so che tipo di diritto è il nostro, sta di fatto che non è proprio tanto un diritto, però di fatto lo devi saper fare. Dicevamo che questo serio percorso formativo, chi ce l'avrebbe dovuto fare, quelli che sapevano fare molto bene il lavoro, non ce l'hanno fatto. All'inizio qualche cosa, qualche corso era venuto fuori dall'USR, forse qui non mi ricordo più chi era all'epoca, probabilmente sulle ricostruzioni di carriera, perché secondo me si sono messi pure una mano sulla coscienza, perché non è che l'assistente che fa le ricostruzioni di carriera le deve imparare bene per se stessa, e quella gestisce tutto il personale della scuola, quindi le fa per tutto il personale della scuola, docenti compresi, e magari se le sbaglia è anche un po' una grana, e poi le pensioni, e poi il resto, e poi se è arrivato pure il TFR, insomma chi c'è lo sa, non vado oltre. Detto questo, parentesi un po' leggera, abbiamo notato che più volte negli anni, negli ultimi 20-25 anni, non so bene, ci hanno cambiato più volte il nome. Se vi ricordate bene, tanti anni fa, o chi se lo ricorda che è così ragazza come me, ci chiamavano applicati, ai collaboratori scolastici li chiamavano ausiliari o prima bidelli, no,
ausiliari, e poi c'erano i tecnici che venivano chiamati collaboratori tecnici, e poi hanno rinnovato un contratto. Si vede che, non potendo parlare della parte economica, hanno pensato bene di darci, no, un po' di importanza. Allora chiamiamoli collaboratori amministrativi, perché prima si applicavano un po' troppo. Quando li chiamavamo applicati, si applicavano troppo. Niente, questi alzassero la testa e il prossimo contratto ci chiedono un aumento. Facciamoli solo collaboratori amministrativi, solo collaboratori tecnici, e chiamiamoli bidelli. Aspetta, chiamiamoli bidelli, che non serve a niente, non capiscono niente. Intanto, sicuro che non si sentono manco più di ausiliare, di aiutare. Poi, altro rinnovo contrattuale, questo com'è da un po', questi mi sa che collaborano un po' troppo. Chiamiamoli solo assistenti, diminuiamo un po', assistenti, così si chiederanno per gran parte della loro carriera che cosa assistono. Gli assistenti tecnici e amministrativi, e ai collaboratori e a quelli che erano allora bidelli, quindi chiamiamoli collaboratori, così collaborano solo, no? I miei colleghi sanno che io non faccio molto caso alle parole, non voglio pensare che si sono seduti a tavolino per inventarsi questi nomi, però veramente adesso lo possiamo dire col senno di poi, per come è andata, è veramente ridicolo che noi adesso siamo assistenti di che cosa? Noi siamo da 20 anni, 15, non lo so, assistenti, stiamo assistendo alla distruzione della scuola pubblica e dei nostri uffici e dei nostri laboratori e dei nostri spazi da vigilare. Purtroppo è così, cioè lo dico con quella tragicomicia, se si dice così, tragicomico, però è così. Quindi, dopo averci illuso che potevamo fare qualcosa, adesso dovremmo solo assistere. Io vorrei vedere se noi assistenti tecnici e amministrativi la mattina entriamo a scuola con le braccia conserte ad assistere. Mi chiedo chi assistiamo, un dirigente? Forse quella è l'unica cosa che veramente facciamo, lo assistiamo e lo supportiamo quando non sa cosa fare e quando noi gli dobbiamo dire come si fanno le cose. Questa è assistenza. Sociale, assistente sociale, no, assistenti amministrativi, chiamiamoci così che ci dà un po' di tono. Però, per non dilungarmi troppo, dopo tutto sto cambio di nome, ricordiamoci sempre che non è mai cambiato lo stipendio. Se diamo caso al nome, doveva diminuire. Per come ve l'ho raccontata io, avrebbe dovuto scendere negli ultimi 20 anni, ma tanto è rimasto uguale. Un attimo, c'è un'ora e mezza per poter sfogare tutte le nostre ire. Allora, lo stipendio non è aumentato, per fortuna non è diminuito, ma è diminuito, perché rimanendo tale e avendo avuto degli attacchi in tutte, fiancheggiato da tutte le parti, il nostro stipendio alla grande che è diminuito, e senza gli scatti, e senza una progressione, insomma ragazzi, con quello che è l'euro e tutto quello che ne è venuto. Quindi lo stipendio hanno fatto in modo che venisse diminuito. Allora, a questo punto, sempre quei signori che si siedono a tavola e che decidono come cambiarci il nome, si sono pure inventati due cose, questo un po' di anni fa, si sono inventati l'istituto contrattuale dell'intensificazione e l'articolo 7, seconda posizione economica, tutte queste belle cose qua. Questa parola, intensificazione, è entrata a far parte del linguaggio quotidiano di noi ATA, ma anche e soprattutto dei dirigenti, che ne fanno, secondo me, abuso più che uso. Nel titolo di questa chiacchierata, di questo convegno, abbiamo scritto intensificazione, l'abbiamo soprannominata inganno, non a caso, perché mi piace giocare con le parole. L'intensificazione è un inganno,
perché noi ATA siamo gli unici lavoratori che subiscono, che ho scritto godono, poi ci ho ripensato, non godono proprio niente, subiscono questa particolare, soprattutto discrezionale forma di retribuzione. Perché è discrezionale, e se non lo è, se sto sbagliando, qualcuno me lo dica, che se si sbaglia bisogna essere corretti. Se qualcuno può dire nell'arco della sua carriera che l'intensificazione non è stata discrezionale o su se stesso o su un collega, bene, ne prendo atto, però a mani alzate non ne vedo ancora. Allora io mi chiedo chi e come si può stabilire, un dirigente, un DSGA, può stabilire quando, quanto io, che sia collaboratore tecnico amministrativo, mi intensifico. Cioè, cosa devo fare per farglielo vedere? Devo arrivare con la smanicata? Per far vedere che mi sono rimboccata le maniche? Oppure, siccome quella è una mattinata tranquilla, mi rimbocco le maniche dalle 8 alle 9? Da mezzogiorno alle 2, cosa devo fare? Perché st'occhio del grande fratello che sta lì su a vedere quando io mi intensifico, se lo facesse poi, si intende. Allora, è un sistema subdolo, è un sistema vergognoso, quello che noi, il nostro lavoro e la nostra professionalità sia rimessa a qualcuno che ci dovrebbe guardare quando ci affanniamo, piuttosto che quando andiamo a fumarci la sigaretta, che pure ci dovrebbe stare, o il caffè. Tanti anni fa mi ricordo un collaboratore scolastico che è stato sanzionato perché in guardiola si era allontanato in un altro posto, un po' così, a mangiare una brioche. Era uscito sui giornali, stava lì. Era uscito su tutti i giornali. E alquanto vergognoso, sicuramente non si sarà intensificato in quel momento lì. Comunque, l'intensificazione c'è stata, ma probabilmente possiamo anche dirci, anzi, ne possiamo celebrare pure il funerale quest'anno, perché l'intensificazione senza soldi non esiste, giusto? E siccome ormai credo che sappiamo tutti che soldi quest'anno non ce n'è, o quelli che ci sono non sono proprio sufficienti a coprire le nostre rimboccate di maniche, quindi l'intensificazione non c'è più. E allora ci dicono, che succede? Allora, prima c'era, adesso giriamo la medaglia e non c'è più, o facciamo finta che non ci sarà proprio più dal prossimo anno, ma credo che lì ci stiamo avvicinando. E non lo ammetteranno mai perché fa comodo, ma se poi non ti mandano i soldi è come se non ci fosse. Finché ci stanno anche chiedendo di fare volontariato, però insomma, fermiamoci un attimo. Allora, sto sistema subito qua che va a scomparire, d'altra parte, dobbiamo anche un po' capire che ci hanno obbligato ad accettare questo sistema, ce l'hanno fatto passare proprio per le vie più normali, però c'è anche da dire che con quella fame di stipendio che abbiamo, quando abbiamo pensato anni fa che si poteva arrotondare lo stipendio, ragazzi, un po' per dovere, un po' per piacere, lo abbiamo accettato, anche perché i dirigenti ce la facevano passare come la risoluzione dei problemi della scuola, dei tagli, delle attività in più, di tutto, con quella ti ripaghi. Non so, ma se state a pensare quanto ci ha ripagato negli anni l'intensificazione, non lo so, lì ognuno faccia i propri calcoli. Noi invece, indipendentemente dal fatto che va a morire questo sistema perché non ci mandano i soldi, noi invece credo che a prescindere da questo la dovremmo proprio rifiutare l'intensificazione, perché è una vergogna che ci si abbatte addosso per i motivi che vi ho detto prima. Io non voglio che nessuno stia lì a guardare quanto sudo, perché magari solo perché mi mancano i condizionatori, o se quel giorno
perché sono nella scuola da 30 anni e non ho sempre 30 anni, ma il tempo passa e passa perché da un anno all'altro si hanno meno energie, questo per i collaboratori quanto per noi, quindi ci sta che uno possa diventare un po' più lento, ma questa non deve essere una colpa per essere meno retribuiti, perché se io ho una professionalità che mi sono acquisita, indipendentemente da quanto tu me la riconosci con l'intensificazione, io ce l'ho, andrò più lenta perché non ho più 30 anni, ma comunque lo faccio. Ecco perché noi la dobbiamo rifiutare, ma dobbiamo pretendere invece un salario dignitoso, che pare che invece quelli che si siedono al tavolo della contrattazione a tutto pensano tranne che a questo. Noi abbiamo diritto, perché con i nostri salari non arriviamo più. Questo credo che sia un problema di tutte e tre le nostre, i nostri profili. Quindi piego strumento retributivo da rifiutare, perché noi vogliamo più colleghi in tutti i settori, più colleghi. Noi dobbiamo, come dicevo Domenico, attivarci, reclamare, rivendicare l'organici adeguati, adeguati dopo, perché è chiaro che se ho più colleghi anche il mio lavoro, no? Prende una piega un po' più morbida. Questo non vuol dire non lavorare, vuol dire lavorare senza l'arretrato, senza l'angoscia di chi magari, non lo so, passa mattinata intera a chiamare supplenti. Ecco, vuol dire lavorare meglio, perché il taglio degli organici a noi comunque ci sta portando a una condizione di ambiente di lavoro pessima, per forza. Devo correre di più. Poi sono anche leggermente arrabbiato perché prendo sempre poco, è chiaro che un conto è entrare in un posto di lavoro dovendo, volendo lavorare, intensificando bene, nel senso senza traccheggiare tanto, per uno stipendio che comunque a fine mese ti permette di sostenere la famiglia e tutto quanto c'è, un conto è entrarci per 950 euro al mese. Insomma, ci sta, no? Che ci entriamo un po' arrabbiati nelle scuole, mi sembra normale, con le pretese delle competenze da parte nostra, amministrative e tecnici, e pretese invece di tutto quello che vi ha appena elencato Urbano per quanto riguarda i collaboratori. Sblocco chiaramente degli scatti, piuttosto che al valor, perché non siamo miniti ignoti, alla professionalità. Noi dobbiamo essere pagati per la professionalità. Per quanto riguarda l'articolo 7 e la seconda posizione economica, breve accenno solo per dire che ormai dopo anni possiamo anche dircelo che non è, da parte nostra non è condivisibile questa forma di carriera, perché questa è una carriera orizzontale, lo sappiamo. Le carriere si fanno in verticale ed è giusto che si facciano in verticale con i mezzi, i requisiti e tutto quanto. Questa è una piccola carriera orizzontale, il cui principio ispiratore non è la funzionalità del servizio, quello che ci hanno venduto. Tu sai fare di più, tu fai il corso, poi sai, poi il servizio. No, non è proprio questo il principio ispiratore dell'articolo 7 della seconda posizione, ma è la divisione fra noi, la divisione dei lavoratori, in quanto purtroppo un po' ci abbiamo voluto credere noi, un po' ce lo dicono tutti i giorni, ma tu sei articolo 7, ma tu sei seconda posizione economica, pertanto un po' ci si sente, non mi piace usare quel termine, ci si sente un po' di più importanti, bravo, suggeritore. Importanti, non è così, ripeto, è una carriera orizzontale, non è un granché, assolutamente. D'altra parte però dobbiamo pur farci un esame di coscienza, noi ATA, noi siamo una categoria, scusate come si addormenta il braccio, noi siamo una categoria che non preoccupa tanto l'amministrazione. L'amministrazione, intendo l'amministrazione, anche quella che abbiamo nella nostra scuola, è un'amministrazione anche quella, no? Il nostro dirigente, il nostro DSGA, insomma, fanno la parte dell'amministrazione. Però io in questo momento intendo l'amministrazione, quella alta, no? Quella che è dei regionali, ma soprattutto quella romana, no? La tua amministrazione.
Noi non preoccupiamo l'amministrazione e ce lo dimostra. Com'è? Ognuno ha la croce propria, tu c'hai quella lì. Noi non preoccupiamo l'amministrazione, quella alta, diciamo così, e ce lo dimostra il fatto con i quali, ce lo dimostra di fatti che ci si abbattono su di noi, cioè di noi fanno cosa vogliono. Cioè, aspetta che mo ridorlo l'articolo 7, aspetta che mo glielo ridò, tanto quelli non si muovono, quelli tanto manco lo capiscono che cosa gli sta succedendo. E già, perché noi, come diceva Vanna, siamo invisibili. Perché quando si parla al telegiornale di scuola ci sono solo i docenti, a volte si scordano pure degli alunni, capirete voi, ecco. E invece noi ci siamo, e come, ma ci siamo un po' da, come dire, che nessuno si offenda, ci siamo un po' da addormentati. Noi stiamo lì tranquilli, dice, ma tanto me l'aumenteranno una volta o l'altra sto stipendio, no? Tanto faranno il concorso, mi metteranno in ruolo, sono poi solo 12 anni che faccio la precaria, mi metteranno in ruolo quest'anno, no? 12 anni di precariato, cosa vuoi che siano? Ce ne vogliono due per entrare nella 24 mesi, io ci sono entrata, in 24 mesi sono passata di ruolo, chiaramente, e invece non è così. Noi credo che ci dobbiamo svegliare da questo torpore dove noi ci stiamo un po' per abitudine, questo è vero, perché le cose tanti anni fa andavano benino, per cui insomma ci siamo adeguati, però da questo torpore noi assolutamente ci dobbiamo svegliare, perché i motivi per essere preoccupati ci sono proprio tutti quanti e li hanno elencati loro, quindi non ve li sto a ripetere. Sempre tenendo presente lo stipendio basso, non dimentichiamolo mai, lo stipendio che abbiamo. Noi non siamo lavoratori di serie B, ce lo vogliono far credere, pensano, lo credono, ce lo fanno capire anche i dirigenti tutti i giorni, ma noi non siamo lavoratori di serie B, tutti e tre i nostri profili proprio tutt'altro che lavoratori di serie B. Quindi lo dobbiamo un pochettino rivendicare questo ruolo, noi dobbiamo prendere un po' coscienza che non siamo meno di nessun altro lavoratore, di nessun altro comparto, ministeri, funzione pubblica, sanità, insomma qualunque cosa. Non siamo lavoratori di serie B. Allora, noi per muoverci, per svegliarci un po' dal nostro torpore, dobbiamo solo fare una cosa, noi ci dobbiamo compattare, noi ci dobbiamo unire, noi non dobbiamo permettere che ci separino, soprattutto come succede nelle scuole, fra collaboratori, tecnici e amministrativi. Questo è il lavoro quotidiano di determinate amministrazioni della scuola, quello di dividerci, perché è vero, 5 persone, 10 persone in una scuola che la pensano uguale, che vogliono fare qualcosa, che ne so, 10 collaboratori scolastici, non hanno certamente la forza di 25 ATA. Allora noi siamo ATA e dobbiamo stare insieme agli altri due nostri profili, indipendentemente dal fatto che abbiamo problemi diversi. Vero, abbiamo problemi diversi, segreteria, i lavoratori e nei corridoi. Questo però non prescinde dal fatto che tutte e tre possiamo chiedere e dobbiamo rivendicare la stessa cosa, lavorare meglio e lavorare per uno stipendio migliore. È giusto questo? Non è che perché sono collaboratore, eccetera, eccetera. Allora, noi non siamo lavoratori di serie B, ce lo mettiamo bene in testa e andiamo avanti a rivendicare questo. Allora, noi non abbiamo, questo vi fa capire che noi ci credono lavoratori di serie B, ci vogliono soprattutto lavoratori di serie B, più torniamo meglio, noi non abbiamo un collegio degli ATA, no? Come il collegio docenti. Quindi facciamo riferimento al collegio docenti, così ci capiamo meglio, perché noi non sappiamo manco che cos'è il collegio degli ATA. Comunque noi non abbiamo il collegio ATA, che invece credo che sia proprio arrivato un momento che potremmo avere, perché il collegio è quell'organo, lasciamo stare i casi particolari dei collegi docenti, comunque il collegio, si chiama collegio appunto, potrebbe essere, è quell'organo capace di far pesare le nostre ATA decisioni
su tutte quelle materie organizzative della scuola che ci riguardano. Per esempio, l'assegnazione del personale, potremmo discuterne in un collegio ATA. L'organizzazione dell'orario di servizio, potremmo discuterne noi ATA in un collegio ATA. Le modalità di recupero dello straordinario, di questa maledetta intensificazione, potrebbero essere argomenti da collegio e soprattutto mansionari e, me lo sono scritta in rosso, la partecipazione ai progetti. Perché? I progetti nella scuola ci sono, anzi si funziona solo a progetti. Noi, credo il 90% delle volte, partecipiamo ai progetti e non lo sappiamo. Non sapendolo, non ci pagano. È chiaro? Credo che sia. Sì, ma quando ci intensificano, no, hai ragione, quando ci intensificano non nominano perché c'è il progetto stranieri. No, ti intensifico. Guai nominare parola progetto agli ATA, perché quelli poi lo capiscono e vogliono partecipare, eh? Capite com'è il problema? Tanto il lavoro lo fa lo stesso e non se ne accorge. Ecco perché il collegio ATA diventa determinante, perché anche noi, come collegio docenti, potremmo avere il nostro elenco di progetti e poterne parlare. Perché se il tuo docente del piano dove lavori tu fa un progetto dal dettagli, magari ci sta che tu inconsapevolmente pulisci un po' di più, no? E quindi puoi, devi. Questo non è utopia, perché noi possiamo partecipare ai progetti, ce lo devono solo far sapere quelli che ci sono. Oppure li andiamo a cercare, a chi si occupa, che sia il DSGA o che sia il referente, non lo so, li andiamo a cercare questi progetti e li pretendiamo. E li pretendiamo, perché non è un segreto istruttorio il progetto che si fa nella scuola, eh? Lo capisci e dici guardate che qua ci deve partecipare. Quindi noi non abbiamo il collegio che potrebbe decidere la nostra vita all'interno della scuola, dove entriamo tutte le mattine. Le cose che ci interessano, non vogliamo andare a discutere ciò che non ci interessa, ma mansionari, attività, progetti, orario, 36 ore, 80 ore, tanto ce le porteranno, non 80 no, ma una quarantina sì, 38 magari, chi lo sa. Perché tanto abbiamo dimostrato che possiamo lavorare 38-39 ore alla settimana facendo straordinario, e allora facciamo che metterlo soltanto, allungargli l'orario a questi qua, che tanto poi non se ne accorgono, non ci accorgiamo mai di niente. Allora, noi non abbiamo il collegio ATA, però abbiamo due momenti, due occasioni per riunirci. Adesso io lo so già che quando dico questo qualcuno comincia a dire non è vero, lo so, aspettate, ce lo dite poi dopo. Noi abbiamo due momenti, occasioni anzi, nell'anno per riunirci solo noi ATA, e dovrebbe essere l'assemblea sindacale, 8 volte l'anno, non lo so, non è importante, assemblea sindacale e l'incontro di inizio anno fra dirigente scolastico, scusate, dirigente che si è già d'accordo, e personale tutto. Io dico tutto perché a me non piacciono quelle assemblee che si fanno a scuola solo per gli assistenti, solo per i collaboratori, solo per i tecnici. Aspetta che ve lo racconto, aspetta, perché fa sempre parte del gioco, zazzate ti dico una cosa, a te un'altra, vi divido, e si divide di impera, lo sappiamo. Allora, sono questi due momenti, assemblea sindacale e incontro di inizio anno. Allora, svisceriamo le due secondi. L'assemblea sindacale è indetta, lasciamo stare quella dell'RSU che insomma è una chiacchierata fra parenti lì dentro eccetera,
Parliamo dell'assemblea sindacale, quella dove che vengono dall'esterno, convocati da noi, come vi pare a voi, e le modalità le sapete. Allora, in queste assemblee sindacali, chiaramente la maggioranza di chi tiene assemblee sindacali sul territorio, dappertutto, non solo qua, e sono docenti, docenti distaccati, è chiaro. Il docente, comprendo benissimo, sa molto bene la sua parte, sa molto bene la normativa, ti fa anche una bella cosa politica, ci sta tutto, è giusto che sia così. Però di noi non si parla mai nelle assemblee sindacali, anche se ci può essere all'ordine del giorno per turarci in assemblea e vedere che siamo un po' di più, di noi non si parla mai. E spesso ci è successo a me come lavoratore, che faccio fatica a stare un po' zitta alle assemblee sindacali, se alzi manina per chiedere un qualcosa di specifico agli ATA, degli ATA, scusate, allora se una persona educata ti dice scusa ne parliamo dopo, e dopo è finita l'assemblea. Se una persona, come ci è successo di vivere, un po' più scortese, dice ma scusami, ma cosa vuoi? A noi intendo a me e ai miei colleghi, è successo anche questo, di essere anche un po' scortesi nell'azzittire l'ATA, che poteva avere un problema tranquillino di quanti spazi mi fanno pulire, giusto o non è giusto? È una domanda lecita, anche questa è un'assemblea sindacale, credo. Quindi l'assemblea sindacale non è il posto, il momento, il luogo preposto per farci sentire, perché non ci guarda proprio nessuno. Poche volte vengono fatte assemblee sindacali solo per gli ATA, perché non li mandano, perché ci sono i turni, perché le scuole e le classi si chiudono per i docenti e non per gli ATA, lo sappiamo, non ce lo raccontiamo. E poi c'è questa bellissima iniziativa dell'incontro di inizio anno, no? Tra dirigente e SCA, credo, e noi a blocchi e noi a scomparti, dove si dovrebbe inizio anno decidere quelle cose che invece abbiamo detto prima si potrebbero tranquillamente parlare e decidere in collegio ATA, quindi le attività, gli incarichi specifici, quante ore, 36, tutte queste cose qua. Allora, quella che viene chiamata l'assemblea di inizio anno, se c'è, si fa intorno a maggio, aprile, che ne so, gennaio, no? Se si fa, perché spesso non si fa neanche a maggio, non si fa neanche come consuntivo dell'anno, perché non c'è tempo, perché il personale da gestire, il personale ATA da gestire, non merita tempo. Cioè, ritorniamo sempre lì, se tu non mi dedichi, tu amministrazione, tu dirigente, non mi dedichi tempo, è perché ritieni che sia inutile il tempo che passi con me, perché è preferibile che nei corridoi magari ti dico guarda, se ti fermi 2 ore in più ti do un po' di intensificazione. Questo forse è un sistema più spicciolo, no? Più spicciolo per umiliarci e prenderci in giro, perché tanto noi non abbiamo famiglia, non abbiamo niente da fare, noi dobbiamo stare a scuola, entri la mattina poi si decide a che ora uscire. Ho finito. Quindi, Quindi l'assemblea di inizio anno lascia proprio il tempo che trova, capisco che di SGA dirigente l'inizio anno da fare, questo è vero. Però ormai il personale ATA nelle scuole, non stiamo parlando di 4-5 persone, io non lo so, ma più di 20 lo siamo dappertutto ormai, quindi ho detto più di 20 lo siamo dappertutto, per dire, è una fetta consistente di gente che lavora e che e della quale è bene non curarsi. Allora, quando andiamo poi a questi incontri del DSGA, qualora ci siano, e magari ci possono anche stare che le fanno ottobre novembre, che sarebbe già da leccarsi le dita un'assemblea di inizio anno ottobre veramente, perché insomma maggio no, ma ottobre andrebbe anche bene, no? Per iniziare l'anno. E poi, ecco appunto, anche perché che contratti se non li hai visto, e vabbè, ma tanto ormai i ruoli sono tutti. Allora, se andiamo, se convocano questa incontro, se convocano questo incontro, nella speranza che venga convocato in orario di servizio, quindi
quindi la mattina, che ne so, ci andiamo, perché noi ci andiamo tutti belli speranzosi, è la volta buona che posso dire, posso chiedere, posso fare, finalmente ci diranno per che cosa ci pagano quest'anno. Noi arriviamo lì e quello che la circolare che ci ha fatto andare recitava, assemblea programmatica d'inizio anno, aspetta che me lo sono scritto così, assemblea programmatica d'inizio anno, in realtà non è, questo anche ottobre, devo dire, che non, in realtà non è che un'assemblea, un incontro di proposte e decisioni già prese. È sbagliato. È certo che non funziona così, ma se funziona così è perché non gli permettiamo di farlo funzionare così. Questo è chiaro, perché poi arrivo. Allora, detto questo, ci rendiamo conto di quanto veniamo presi per il naso, no? È automatico. Noi dobbiamo pensare a questo collegio ATA non come una perdita di tempo o come un posto dove andiamo a litigare con un collega. Non è così, loro lo vogliono così, ma non deve essere così. Il collegio ATA deve essere, chiamiamolo collegio perché questo è il bel nome, poi vabbè, chiamiamolo incontro, assemblea come volete, deve essere un momento di coesione fra noi innanzitutto, e soprattutto deve essere lo strumento per acquisire la nostra consapevolezza del ruolo che abbiamo all'interno di quella scuola dove lavoriamo con i nostri colleghi, perché sentire le lamentele, per me che sono un'amministrativa, dei colleghi collaboratori scolastici non è che non me ne frega niente, mi fa capire dove vivo, mi fa capire dove lavoro, mi fa capire che forse in segreteria ci può essere un'isola felice rispetto ai miei colleghi collaboratori scolastici che sono fuori, che hanno problemi veramente peggiori dei miei, devo dire la verità, peggiori dei miei. Quindi non è una perdita di tempo sentire come stanno gli altri, perché siamo nella stessa scuola, non me ne può fregare di come sta la scuola vicino, però dei miei colleghi con i quali divido tutto l'anno è importante, perché se io comprendo i problemi dei miei colleghi, automaticamente io mi unisco ai miei colleghi, do la forza a loro il giorno che decidono di incrociare le braccia, mi prendo la loro forza, la loro presenza quando io decido di incrociare le braccia, cioè stiamo insieme anche con problemi diversi, e anche i collaboratori possono capire se ogni tanto il tecnico o l'amministrativo quel giorno insomma è stato un po' più nervoso. È chiaro, non lasciamo che ci dividano più di quello che già non lo siamo noi. Quindi il collegio ATA per la consapevolezza del proprio ruolo all'interno della scuola, per lavorare meglio. Allora, io chiudo dicendo, l'ultima domanda, ma i dirigenti scolastici che tanto si affannano a dividerci, non convocandoci, convocandoci a volte pure a persona, a volte neanche per profilo, a persona. Allora, ma e sono loro poi che gestiscono il personale, sono loro che impediscono la nostra partecipazione alla vita reale della scuola, alle scelte organizzative che ci riguardano, che riguardano anche il dirigente, che poi deve far funzionare questa benedetta scuola. Questi le scuole le vogliono perfette, le vogliono lustre, vogliono giustamente le segreterie che funzionano, i laboratori a posto, tutto giusto. Però se volete questo, non aiutateci dividendoci, siate voi a aiutarci a, come si dice, a omologarci. Quindi deve partire da voi, magari in un contrattino d'istituto, un'iniziativa di dire gli ATA si possono riunire ogni 3 mesi, no? Visto che il collegio docente è un organo collegiale, il collegio ATA non c'è, quindi non possiamo pretendere, no, la luna, ma un facsimile del collegio ATA, quindi ci devono dare la possibilità di riunirci solo noi ATA, senza intrusioni, senza esterni, senza dirigenti, che chiaramente con il DSGA ci sta, perché oltre che essere ancora personale ATA, è la persona che ci può, no?
ci dovrebbe aiutare a stare insieme. I dirigenti scolastici questo lo sanno molto bene, ed è proprio per questo che non aiutano questo passaggio, però allo stesso tempo la scuola di qualità loro da noi la vogliono, non ci danno a noi lo strumento per arrivare alla qualità dell'ambiente di lavoro, ma loro vogliono scuola di qualità. Per me queste due cose qui non combaciano, però vedete un po' voi. Noi dobbiamo solo riflettere su queste cose, e no, è una cosa importante, ve la devo dire. Noi abbiamo già un apparato, chiamiamolo così, quella che noi abbiamo chiamato cordata, di categorie della scuola sofferenti, e sono gli ATA, innanzitutto gli ATA precari, quelli che aspirano al ruolo da mo', poi ci siamo anche noi che stiamo venendo fuori, perché la nostra sofferenza, noi nel senso, noi di ruolo intendo, perché gli ATA precari si sono già mossi, noi di ruolo siamo una categoria sofferente per i problemi che ci siamo detti fino adesso. Poi abbiamo in quota 96, poi abbiamo gli inidonei, poi abbiamo gli ITP al taglio netto, e poi che altro abbiamo? Abbiamo i modelli viventi, abbiamo comunque diverse categorie che lavorano nella scuola che sono diventate categorie sofferenti. Sono questa che abbiamo chiamato cordata, fatta da queste componenti qua, sono 3 anni che lottano insieme, sono veramente molto diversi, veramente molto diversi, perché a me oggi il problema di quota 96 purtroppo non mi tocca, giusto? Quindi potrei dire, ma che te ne frega, vai tu a Roma? No, io invece ci vado insieme a quota 96, ci vado insieme ai precari, ci vado insieme agli idonei che se non avessero lottato avrebbero tolto non so quanti posti di ruolo agli assistenti amministrativi e tecnici. Qui meno male che c'erano loro, quindi ci vado con gli ITP, ci vado perché hanno tutti un problema da rivendicare, io mi unisco a loro e rivendico quello che ci siamo detti. Allora si può e si deve, ok, questo non ho problemi, ho chiuso. Spero di aver stampato i volantini sulla battaglia degli idonei, li abbiamo stati? Perché chi non lo sa magari si dà una veloce lettura per capire che chi lotta c'è già, è costantemente sotto al muro, costantemente non tutti i giorni, ma ha un calendario ben preciso per andare sotto al muro a rivendicare, e dopo che si sta sotto al muro si sale pure, perché poi ci ricevono pure. E ricevere non vuol dire ricevere l'alto dirigente di non so che cosa, poi noi manco ce l'abbiamo l'alto dirigente, da più è domenica, insomma, voglio dire, alto, ecco. Vuol dire andare noi lavoratori, ci fanno salire, cioè non tutti, ma se ci va un ATA precario, uno qualunque, ci va un assistente amministrativo, ci va un ITP, ci vanno, salgono ognuno a rappresentare i colleghi che sono rimasti. Quindi non è impossibile, ma se continuiamo a stare tranquillini e fermi la vedo un po' difficile. Chiudo perché è finita la cassetta, se no poi ti racconto. No, ma perché volevo che chiudessi, perché ci metto 2 minuti a cambiarla, solo per quello. Hai un minuto di tempo, però poi tanto ti devo tagliare. Un minuto di tempo, riflettiamo. Perché ecco, è importante il motto che hanno coniato la cordata di queste grandi persone, di donne e poi grandissimi, è uniti si può, uniti si deve, uniti si vince, e lo hanno dimostrato. Se hanno potuto vincere gli idonei con quella grande proprietà personale, perché se è un idoneo un problema personale c'è ed è anche grosso, possiamo vincere anche noi.